interrompiamo quando il Gran Priore sarà presente, alla fine del relatore lo facciamo entrare, va bene? Beh, io saluto tutti quanti voi. È un convegno molto bello, molto interessante per quando mi diciamo, scusate che devo anche ammettere, per il contenuto. Come nasce questo convegno? Ecco, questo volevo dire. Nasce dal fatto che qualche giorno fa il sovrano militare Ordine di Malta ha stampato due francobolli bellissimi che riproducono due mappe, una che riguarda il rodio medievale, un'altra riguarda San Mauro medievale, va bene? E mi ricordo che queste due mappe, di cui ne parleremo poi, furono scoperte da Antonella, insieme ad altri collaboratori che appunto lavorano nell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale di Ricerche di Potenza. Fu pubblicato un libro nel 2007, se non sbaglio, che fu presentato, non mi ricordo, a San Mauro, a Rodio, questo ce lo dirà Antonella. Devo dire queste mappe perché noi come progetto Cendola e come gruppo Mingardo Lambro Cultura siamo interessati. Prima perché noi, la nostra associazione, Progetto Cendola, e il gruppo praticamente sono incentrate sul Basso Cilento, ma in particolare l'associazione Progetto Cendola è limitrofa con San Mauro, è limitrofa con Bisciotto, di cui Rodio è frazione. E se voi ricordate la mappa che diciamo riguarda San Mauro, c'è rappresentato il fiume Lambro che appunto divide il territorio di Cendola dal territorio di Pisciotta, San Mauro, eccetera. Quindi eravamo estremamente interessati ad affrontare anche diciamo, gli esperti che hanno fatto questa scoperta di queste gare, hanno studiato e hanno pubblicato, potessero diciamo, raccontarci un po' la storia di questo territorio, tenendo presente due punti, a mio avviso. Uno, come nascono, cioè come è capitato che diciamo, questo potentissimo all'epoca sovrano militare Ordine di Malta, ma anche adesso, però all'epoca aveva anche territori, infatti risiedeva a Malta. Non so se all'epoca in altri posti, però era un qualche cosa, era uno stato sovrano su tutti i punti di vista. Quindi capire com'è nata questa, no, questo, questa, com, questo commendo, questi feudi, da dove, come sono usciti fuori. Ma però vogliamo anche, giustamente come diceva Antonella in un suo post, è interessante anche, diciamo, capire cosa c'è rimasto in quei luoghi e anche nei luoghi limitrofi, cioè Cendola, eccetera, di quell'epoca medievale, di quell'epoca così interessante, e paragonando, tra virgolette, gli splendori di quelle commende, di quei feudi, tra virgolette, dico naturalmente, con la situazione di oggi, che diciamo non è molto bella per quanto riguarda paesi come San Mauro, la stessa Cendola, cioè paesi che stanno subendo, in particolare San Mauro, un grosso fenomeno di spopolamento, no? Quindi partire dal passato per cercare anche di interpretare il futuro. Dico, noi come associazione di Cendola siamo molto interessati perché la nostra storia, il Rodio che fa parte, che diciamo è frazione di Pisciotta. Pisciotta hanno il feudatario di Pisciotta per moltissimo tempo era feudatario di Pisciotta, Palinuro, Molpa e poi gli fu anche conferito il titolo di principe di Cendola. Quindi c'è anche questo collegamento storico tra Cendola, Pisciotta, Lodia e San Mauro, estremamente interessante. L'ultimo collegamento che è personale è che mio padre fu diciamo delegato non, non, c'era la terminologia fascista di sindaco, com'è? Non me la ricordo, diciamo, essere sindaco di San Mauro per moltissimo, fu podestà di San Mauro per molto tempo. Grazie. Beh,
Podestà, non, Podestà. Mentre il nonno di Ferdinando De Luca, che era di San Mauro, fu Podestà di Cendola. Quindi c'è anche un intreccio familiare molto interessante tra il territorio, no, diciamo, sulla riva sinistra del fiume Lambro e il territorio sulla riva destra che comprende Pisciotta, Rodio e San Mauro. Ecco, detto questo, diciamo, il convegno vede la presenza di l'introduzione a questo argomento che abbiamo definito le città dei cavalieri, San Mauro, Labruca e Rodio, l'introduzione di Fran Nicola Custode dei Cattani, Gran Priore di Napoli e Sicilia del Sovrano Militare Ordine di Malta, e di Antonella Pellettieri, che diciamo dirigente di ricerca dell'istituto di cui già abbiamo già parlato, e quella che insieme ad altri diciamo, ha studiato e ha fatto questa scoperta di queste due mappe a colore bellissime e stupende. Poi ne parleranno, a seguito di questo intervento introduttivo, ne parleranno Ferdinando De Luca, che già scrisse sul libro presentato nel 2007 una breve introduzione, perché di San Mauro rappresentava il sindaco a quell'epoca, e poi Marco Sciano, che è storico del Medioevo. E poi, diciamo, sempre in quell'ottica che ho accennato precedentemente, quella di parlare del passato, cercando anche di individuare il presente e il futuro, ci sarà Donatella Privitelli, che è presidente del corso di laurea in scienze del turismo, Università di Catania. Ecco, proprio in questo momento si è collegato il Gran Priore. Pronto? Mi sente, Gran Priore, mi sente? Sì, eccomi, scusate, ma non riuscivo a collegarmi, non trovavo il link. Vabbè, vi chiedo scusa per il ritardo. Buonasera, naturalmente, grazie per essere qui buonasera. Presente stasera. Io ho fatto una breve introduzione, diciamo, al convegno e lei diciamo, ha chiesto di intervenire proprio al momento opportuno, perché tocca proprio in questo momento, tocca a lei introdurre l'argomento che, come lei sa, è le città dei Cavalieri, San Mauro, Labruca e Rodio, che diciamo... il cui spunto di questo convegno è la stampa dei due francobolli sul Rodio e sul San Mauro, usciti da poco dalla stamperia del Sovrano Militare Ordine di Malta. Quindi a questo punto io chiudo e do la parola a lei. Deve aprire il microfono e la sua parola. Mi sentite? Sì, sentiamo benissimo. Okay. Se chiudete tutti i microfoni, fate un piacere. Grazie. Allora, intanto ringrazio dell'invito e rinnovo le scuse per le mie difficoltà tecniche nel collegamento. Da quello che mi era stato detto di prepararmi da trattare era ovviamente una brevissima presentazione dell'ordine, quindi l'ordine è un ordine religioso, ovviamente nato in Terra Santa, che poi per il suo sviluppo, il suo mantenimento, ha fin dalla fondazione visto la formazione di strutture dette commende, priorati o baliaggi, dove vi era la presenza, anche storico, di ospedali e una sorta di parti produttive per il mantenimento degli stessi. I francobolli poc'anzi citati ricordano diciamo alcune di queste sedi storiche. Ovviamente la conformazione attuale dell'ordine non è quella del pre-rivoluzione francese. Abbiamo avuto nel nostro priorato odierno di Napoli Sicilia, costituito diciamo dopo le soppressioni napoleoniche, ecco, precedentemente avevamo la presenza di questi priorati storici, Messina, Taranto, Pisa, eccetera. Per noi comunque è un valore l'organizzazione di convegni, di momenti di studio, di ricerca, anche del nostro passato,
anche in tal senso, perché insomma ci aiuta a conoscere meglio la nostra identità anche in vista del nostro futuro. E, relativamente anche al fatto che oggi, da un anno, viviamo una stagione inaugurata dal Santo Padre con una nuova Costituzione e un nuovo statuto. Vi chiedo scusa per la voce, ma sono raffreddato. E quindi rinnovo i saluti a tutti, ai relatori intervenuti, e vi ringrazio e cedo la parola a chi mi succederà secondo la scaletta. Grazie. Grazie mille per essere intervenuto e per la tua gentilezza. E allora procediamo con Antonella Pelletieri, che diciamo un po' quella che ha fatto nascere questo caso, no? con gli studi che insieme agli altri colleghi dell'istituto, e mi complimento con lo studio fatto, perché è veramente estremamente interessante, a parte l'interesse personale, ma è veramente uno studio. Io ho letto il libro che è stato pubblicato, ed è un libro rigorosamente, diciamo, di origine, no, basata su fatti, diciamo, su ricerche storiche, e quindi do la parola ad Antonella perché ci fa un bocca, eccoci, di tutto quello che vuoi dire, dai, non hai limiti, sono di tempo, dai. Ringrazio il dottor Martuscelli, ma non mi dica di dire tutto quello che voglio, perché poi io potrei esagerare, quindi no, mi trattengo, no. Sto scherzando. Comunque vorrei prima di tutto ringraziare il dottor Martuscelli per aver organizzato questo incontro e ringraziare ovviamente Sua Eccellenza Fra Nicolò Custoza De Cattani, il Gran Priore di Napoli e Sicilia, e ringraziare coloro che hanno deciso di intervenire, come appunto Ferdinando De Luca, che rivedo con piacere, Michel Ciano, che non conosco, e la mia carissima amica Donatella Privitera da Catania, che ha voluto partecipare sul mio invito. Vorrei inoltre ringraziare le comunità di San Mauro Labruca e Rodio, che sono collegate, e in particolare ieri mi hanno avvisato che oggi un gruppo di abitanti di Rodio si sarebbero riuniti all'interno del palazzo magistrale, del palazzo, scusate, commendale di Rodio, per assistere tutti insieme a questo convegno. Mi sembra una cosa bellissima, perché ancora una volta il centro abitato diventa comunità grazie a una mia piccola ricerca che è nata veramente per caso. E come sempre noi ricercatori diciamo, la famosa serendipità, cioè cerchiamo qualcosa e ne troviamo, e troviamo qualcos'altro, che mi ha dato la possibilità di pubblicare questo libro. Vi mostro perché praticamente è completamente esaurito e non si trova da nessuna parte, a dicembre del 2007, quindi stiamo parlando di più di 15 anni fa. Questo libro era, mi piace raccontare la storia di questo piccolo progetto del CNR, e perché io studio i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi. Di Marta. Alla fine degli anni 90 io mi sono sempre occupata di storia del territorio e di storia del paesaggio. Alla fine degli anni 90 stavo studiando, mi avevano incaricato di studiare i centri di nuova fondazione scomparsi della Basilicata per un progetto legato alla storia della Basilicata uscito per la Laterza tantissimi anni fa. Mentre studiavo i paesini della Basilicata mi sono imbattuta in un paese che si chiama Grassano, che ho compreso che c'era un qualcosa di particolare, di strano rispetto agli altri paesini, e quindi ho incominciato, come dire, ad indagare. E mi sono resa conto che la nascita di questo paesino, che fino
A un certo punto era stato solamente un borgo di un altro paese vicino, più famoso perché è sede diocesana, cioè Tricarico. E poi improvvisamente aveva acquisito una sua autonomia dopo l'arrivo appunto dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. La cosa mi lasciò abbastanza perplessa e quindi da lì ho cominciato a studiare i cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Sono stata a Malta diverse volte e in seguito mi sono anche resa conto che quando si parla di cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme non si deve solamente parlare di commende e pagliaggi, ma probabilmente bisogna parlare anche di insediamenti più grandi, perché in alcuni casi i cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme sono feudatari di intere cittadine e in alcuni casi ancora più specifici diventano proprio il motivo per il quale un piccolo borgo, un piccolo centro diventa autonomo e diventa una città. Quindi si può dire che alcuni di questi insediamenti sono proprio fondati dai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, ovviamente con un senso della fondazione molto lato, perché sappiamo che oltre le città, diciamo così, fondate, ci sono le città datate, cioè quelle che hanno un'età ben precisa di fondazione, un anno ben preciso di fondazione, e quelle che invece che nascono in seguito a un qualche evento. In questo caso specifico, l'evento era l'arrivo in quel luogo dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Quindi questo mi ha portato a incominciare a studiare in questo senso i cavalieri, quest'ordine monastico militare. Negli anni successivi ho incominciato a frequentare anche su suggerimento di alcuni archivisti napoletani che avevano compiuto uno screening molto severo di tutto quello che era conservato presso la National Library di Valletta, di andare a guardare questi cabrei. I cabrei sono dei registri patrimoniali dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, e di andare a osservare cosa si conservasse lì rispetto all'archivio di Stato di Napoli. E allora ho cominciato a ritornare a Napoli. Sono ritornata ovviamente in più ogni anno per circa un mese e mezzo, due, per andare a guardare appunto questi cabrei. E li ho sfogliati tutti, cioè io ho sfogliato pagina per pagina tutti quanti i cabrei che ci sono a Malta e riguardano l'Italia meridionale, il Regno di Napoli. Un giorno mi imbatto in questo cabreo di cui appunto stiamo parlando, ed era un cabreo più piccolo rispetto agli altri, particolare. Già nella copertina era un cartone pressato con sopra l'immagine del cavaliere che l'aveva realizzato, fra Sebastiano Cagnolo. Ed era formato da pochissime pagine, pertanto io l'ho sfogliato fino all'ultima pagina e mi sono resa conto che, sempre guardando solamente velocemente, facendo scorrere i miei occhi solamente su tutto ciò che era scritto, se venisse fuori qualche notizia, come si fa insomma all'inizio quando si vedono per la prima volta dei documenti. E mi sono resa conto, solamente arrivando all'ultima pagina, che c'era qualcosa tra la copertina, questa copertina di cartone pressato, e l'ultima pagina, l'ultimo foglio del cabreo. E ho tirato fuori queste due carte, queste due vedute, due fogli sciolti, che si erano conservati, perché secondo me nessuno li aveva mai, nessuno era arrivato prima, fino a quell'ultima pagina, perché sembrava che non ci fosse nulla dopo. E io, quando ho visto queste due immagini, ho pensato che c'era qualcosa di strano, perché erano così particolari.
così diverse da tutte le immagini che avevo ritrovato fino a quel momento. Ne ho ritrovate circa 400 inedite, tutte quante, presso la National Library, e le ho pubblicate un po' alla volta, alcune ancora non le ho pubblicate. Pubblicherò proprio, sto realizzando ora un volume nel quale sto pubblicando alcuni disegni che non avevo mai preso in considerazione, e pertanto ho incominciato a capire che oltre lo studio dei Cabrei, io stavo realizzando uno studio di cartografia storica che proprio non mi immaginavo, anche perché io non sono un'esperta di cartografia storica, e quindi ho dovuto ricominciare tutto da capo a studiare la cartografia, a capire chi erano questi cartografi che disegnavano per l'Ordine di Malta, e poi principalmente queste due carte che, di questo Cabreo, che vi è in una versione identica presso l'Archivio di Stato di Napoli, ma non ci sono le due carte all'Archivio di Stato di Napoli. Ed è l'unico Cabreo delle commende di Rodio e San Mauro, oltre un altro del XVIII secolo, e quindi sono due fondi preziosissime per questi due centri. Quindi un poco colpita, e anche non mi vergogno di dire che io non sapevo dove fossero ubicati San Mauro la Bruca e Rodio. Era il 2005, se non ricordo male, il 2006. E quindi quando tornai, pensai Rodio addirittura fosse Rodi in Puglia. Non riuscivo a capire dove fossero questi due centri. Quando tornai in Italia, la prima cosa che feci è andare a guardare dove fossero situati questi due piccoli paesi e telefonare ai sindaci, mostrando, dopo qualche giorno dal mio rientro da Malta, mostrai ai sindaci praticamente queste due bellissime carte vedute, e i sindaci vollero praticamente, collaborando anche con molta generosità, alla realizzazione del volume e dell'ultima parte dello studio. Quindi io coinvolsi nello studio alcuni ricercatori dell'ordine come Maria Rosaria Salerno, coinvolsi anche Nicola Montesano e Marcello Romano, che lavoravano presso il mio gruppo di ricerca allora del CNR, mettemmo su questo gruppo di ricerca molto velocemente per poter realizzare questo volume. Il volume fu realizzato velocissimamente e uscì a dicembre del 2007. A gennaio del 2008, proprio gli stessi giorni in cui si sta portando avanti questo convegno, ci fu la presentazione sia a Rodio che a San Mauro in due serate diverse, e con, diciamo così, questo calore grandissimo da parte della cittadinanza per la nascita di questo volume e la scoperta principalmente di queste due carte che, essendo sciolte, non possiamo dire che sono del 1626, anche perché ci sono raffigurate due chiese che probabilmente furono realizzate qualche anno più tardi del 1626. Possiamo dire con certezza che i due disegni sono della metà del 1626, a metà del 1600, e rappresentano, per la particolare bellezza e inusualità con cui sono disegnati, un qualcosa che va guardato con occhi diversi da quelli di un cartografo. Perché? Perché chi disegna sicuramente non ha la precisione di un cartografo di quel periodo, ma è un qualcuno che disegna a volo d'angelo, perché è dall'alto che fa, che mostra questi due disegni, raccontando non soltanto la commenda,
ma raccontando il territorio sia di Dio che di San Mauro la Bruca. Quindi significa, e non sto qui a spiegare troppo perché ci vorrebbe moltissimo tempo, sono dei due paesini che sono nati proprio grazie all'arrivo dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Quando sono stata nel 2007 per la prima volta in questi due paesini, notai subito una cosa. La distanza che esisteva tra Rodio e San Mauro la Bruca, circa 40 minuti in macchina, e mi chiesi il motivo per il quale potessero far parte di una stessa commenda e come mai ad un commendatore fossero stati dati due paesini così lontani. Quindi mi rimase questo dubbio. Solamente dopo qualche anno, da Rodio mi avvisarono che era stato riscoperto un sentiero di circa 5 chilometri che unisce il paese di Rodio e di San Mauro la Bruca. E questo sta a testimoniare che allora, attraverso le vecchie strade, in quel caso strade Grazie. di montagna, piccole strade, c'era la possibilità di. I due centri erano vicini, e quindi mi spiegai quel grande dubbio che mi rimaneva tra tutto quello che avevo studiato fino a quel momento, la lontananza estrema dei due paesi. Anche perché nel momento in cui io ho studiato, pubblicato e sono stata lì presente, e dopo aver visto la partecipazione della popolazione, io in quei giorni ho pensato che finalmente avevo capito il motivo per il quale facevo questo mestiere, perché vedevo la popolazione, appunto, ripeto, una cittadina che diventa comunità grazie ad un mio piccolo progetto e in un secondo momento anche la comunità, le due comunità che si univano e che cercavano i punti di contatto che avevano perso nel momento in cui la commenda ovviamente non esisteva più e quindi non c'era più un commendatore che univa i due paesini. E principalmente questi specialmente le proloco sia di San Mauro la Bruca che di Rodio, continuarono a studiare e a tenere vivo questo studio e per me questa è stata la cosa più importante di tutta questa vicenda. Quando quest'anno dal Gran Magistero e dall'ufficio, diciamo così, Poste e Filatelia, e dal direttore, dal dottor Nicola Bortea, mi arrivò la notizia che erano state scelte queste due carte, perché diventassero due francobolli dell'ordine, ve li faccio vedere. Io ero incredula, ho pensato che questa ricerca era davvero un piccolo miracolo. Perché ancora una volta, dopo anni, queste due carte servivano a far ricadere l'attenzione su questi due centri che nascono in un momento di grande spopolamento dell'Europa nel corso del XIV secolo del 1300, lo stesso spopolamento che c'è oggi, c'era allora. E furono proprio i cavalieri a dare una nuova linfa vitale a questi centri per farli rinascere tra il XV, il XIV, tra il XV e il XVI secolo. Io spero che lo spopolamento che c'è oggi possa ancora una volta essere, come dire, aiutato verso soluzioni migliori dagli stessi cavalieri che sono tornati involontariamente sia a San Mauro la Bruca che a Rodio e che in questo momento stanno dando nuova vita vitale a questi due piccoli centri. Va bene. Ok, sei stata perfetta sia per il contenuto,
ma anche per il tempo che ha rispettato in maniera perfetta. C'è un assessore comunale che vuole fare un saluto. Mi dite chi è? Antonio Greco. Antonio Sì, Greco, ci sei? Sì, buonasera, ecco, mi saluta, sentite? prego, prego, prego. Sì, no, è Prego. un breve saluto innanzitutto per ringraziare voi tutti, che insomma, non solo per l'organizzazione di questo bel confronto di questa sera, ma anche per la dedizione, l'impegno che state rivolgendo a questa tematica ormai da anni, e mi riferisco in questo caso in particolare alla professoressa Pellettieri, che ho avuto il piacere di ascoltare quando è stata, credo, l'ultima volta qui a Rodio, nella nostra piazzetta, ma avemmo poi il piacere di confrontarci circa 2 anni fa, telefonicamente, su delle cose che immaginavamo di proporre qui a Rodio, incardinando proprio delle azioni sulla storia delle nostre origini, sul rinvenimento di questo Cabrero, su quello che porta con sé come significati, come senso, ecco, di queste piccole comunità. Quindi il mio è davvero un saluto telegrafico, davvero per ringraziarvi a nome dell'amministrazione comunale, a nome della cittadinanza, dei rodiani, perché insomma che ci siano degli interessi per queste tematiche, credo possa essere anche un elemento di vanto, ecco, di questi piccoli borghi. Tra l'altro, la storia è costellata di piccole storie, piccoli tasselli che non necessariamente sono privi di significato rispetto a dinamiche più note di contesti territoriali più rinomati o che abbiano avuto poi nel corso del tempo, della storia, dei ruoli più rilevanti del nostro. Quindi crediamo che la riscoperta di queste tradizioni, delle origini innanzitutto, ma di tutto quello che può essere accaduto poi a partire appunto dalla fondazione di questi borghi, oggi come non mai possa addirittura rappresentare un motivo in più per non solo radicarsi ancora di più in questi borghi che vivono drammaticamente il fenomeno dello spopolamento, ma anche per cercare di dare una nuova linfa, un nuovo interesse a delle azioni che possano, non Ok. credo ragionevolmente, invertire la tendenza, ma quantomeno ecco, aiutare coloro che ritengono di poter ancora abitare in questi luoghi a farlo meglio, più consapevolmente, e devo dire con una speranza per il futuro, perché la speranza deve sempre aiutare tutti noi, lo dico in prima persona, sono una persona che ha deciso di riaffondare le proprie radici nel nostro territorio, ci credo, siamo tutti consapevoli delle difficoltà, dei limiti, ma questo non toglie che bisogna sempre guardare avanti con fiducia. Quindi Amen. davvero grazie a voi tutti, vi auguro buon lavoro e che ci siano altre occasioni di confronto, di dibattito, insomma, qualunque occasione è gradita. Grazie. Grazie. Allora, ci vedremo quest'estate, va bene? Faremo Perfetto. tramite Vincenzo Lamanna, saremmo dovuti già venire al Rodio con Vincenzo Lamanna da parecchio tempo. Bene, bene, mi Questa fa sarà piacere. un'occasione per implementare ulteriormente questa curiosità. Allora, procediamo con la scaletta. La parola a Ferdinando De Luca, che è di San Mauro. Prego, Ferdinando, ci senti? Sì, mi sentite voi? Voi mi sentite? Sì, ti sentiamo. Dai, puoi andare. Pronto? Vai. Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo, Ferdinando? Sentite? Sì, Allora, vai, vai. vabbè, veramente Accendi saluto l'audio. tutti. Saluto. Attiva l'audio anche. Mi state sentendo? Mi state sentendo? No. Allora, saluto in Adesso sì, dai. maniera particolarmente affettuosa la dottoressa.
Non ti muovere troppo, LTE però, con la stai un po' quale più ci fermo. siamo visti Stai fermo proprio davanti nel al microfono. 2006-2007. Io e l'allora sindaco Festa facemmo anche l'introduzione al politico e quindi ecco. La dottoressa ha detto una cosa, si è posto il problema perché San Mauro La Bruca e Rodio, perché San Mauro La Bruca e Rodio sono stati insomma tutti e due acquisiti dai cavalieri di Malta, che allora non erano cavalieri di Malta, ma erano cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, che di Malta saranno chiamate dopo, e perché in definitiva, se andiamo a vedere, ci sta questa strada che nelle montagne, e grazie a questa stradina ci sta anche un rapporto tra i due paesi, perché quando c'è la festa di Sant'Agnello l'8 giugno, l'8 luglio, i sammauresi vanno alla festa di Sant'Agnello a Rodio, e quando invece c'è la festa qua di San Mauro Abate, che ci sarà dopodomani, il 15 di gennaio, gli abitanti di Rodio vengono in pellegrinaggio a San Mauro. Però in effetti io sempre avrei, forse mi sbaglio, perché poi sono un semplice appassionato di storia. Ho sempre pensato che il rapporto più stretto poteva essere con altre località che hanno lo stesso toponimo, per esempio San Mauro La Bruca, l'altra località che ha il toponimo, e adesso non ce l'ha più, ma ce l'avevo, era Santa Barbara della Bruca. Quindi ho sempre pensato a qualcosa del genere. Va bene, comunque la dottoressa ha dato. Io volevo, volevo dire una cosa, volevo chiederle una cosa, volevo, farle presente che il professor La Greca, nel libro che ha scritto su San Paolo, ha dato una sua, diciamo, una sua spiegazione all'interesse che i cavalieri di Malta ebbero per il territorio di San Mauro. Ha fatto tutta una sua. È partito da una cosa, che il culto di Santa Eufemia preesiste all'arrivo dei cavalieri di Malta nel territorio di San Mauro. Ha fatto questa ipotesi ed è un culto portato dai monaci chiaramente italo-greci intorno all'VIII-IX secolo, credo, all'epoca diciamo, delle scorrerie saracene. Questi monaci venivano qua a rifugiarsi e trovavano dei territori e vennero questi monaci proprio dalla Santa Eufemia Calabra, che allora era italo-greca pure lei, prima che arrivassero i benedettini e poi arrivassero pure i cavalieri di Malta, perché ci sono stati prima i basiliani. Poi ci sono stati i benedettini e poi i cavalieri di Malta. E quindi diciamo che resisteva questo culto. Resisteva questo culto. Che cosa succede? Che c'è un documento del 1279 dal quale si evince che in quell'anno Fra Ugo Salende, priore di Capua, fitta un certo Giovanni del Bono di Gaeta il territorio
il feudo di Rodio e San Mauro per 100 ducati d'oro, questo qua. Non lo so, io penso che fosse anche una somma abbastanza, insomma, importante per l'epoca. Però i cavalieri sono arrivati prima, perché quel documento dimostra che in quel momento c'erano già, ma erano arrivati quando sono arrivati, secondo quello che dice la greca, sono arrivati qualche 20-30 anni prima, e tutto va, diciamo, attribuito a quello che fece l'imperatore Svevo Federico II. Federico II, diciamo, che cosa fece? Quando, diciamo, finalmente cercò un poco di mettere a posto le iniziative anarchiche dei feudatari, no? Con la Costituzione di Murphy, cercò di far dire a tutti i feudatari che diritto avevano di avere quel feudo. Quelli che non lo trovò, che avevano questo diritto, li cacciò. E fece questa cosa. Questo creò un malcontento che sfociò nella cosiddetta congiura di Capaccio. Alla congiura di Capaccio prese parte Guglielmo De Magna di Novi, e Guglielmo De Magna era stato feudatario di San Mauro prima che la cedesse la giurisdizione spirituale all'abbadia di Cava nel 1104 con la moglie Atruda. Quindi Federico II che cosa fa? Combatte e sconvigge, anzi le massacra a questi della congiura di Capaccio e punisce non solo Guglielmo De Magna, ma punisce anche l'abbadia di Cava, che era il suffeudo del barone di Nove, dando il territorio di San Mauro e di Rodio ai cavalieri di Malta. Questo sarà successo intorno al 1250. Perché quando l'abate Tommaso viene in santa visita nel Cilento nel 1260-1264, non viene a San Mauro. Quindi questo significa che già a quell'epoca San Mauro era un appannaggio dei cavalieri di Malta, dei Gere. Ecco, vorrei sapere se la dottoressa Pellettieri trova plausibile questa ipotesi formulata dal professore La Greca. Ecco, che non so, vorrei sapere qualcosa di più. Ecco, questa era la curiosità che avevo. Un'altra cosa volevo dire prima di dire. Allora lasciamo la anche scusa, i benedettini. Prego. Benedettini che arrivano qua i primi. Non sono quelli dell'abbadia di Cava, ma sono quelli del monastero di San Benedetto di Salerno. Perché? Perché insomma, questo monastero benedettino di San Mauro viene distrutto nel 966 dai saraceni, e l'abate
abate del monastero, si chiamava Ermerico, se ne va a Salerno dal suo superiore, che era l'abate di... Che, quella che teneva sto Ermerico era una cella, non era proprio, era una cella, se ne va dal suo superiore, il quale lo manda a fare, insomma, al Monte Fenesta, dove questo Ermerico, diciamo, vive in... vive come un eremita. Quel Monte Fenesta che poi... La domanda qual è? Dove Sant'Alferio, un poco di tempo dopo, fonderà la Badia di Cava nel 1100. Nel 1010 va anche lui. A fare l'eremita, Sant'Alferio Pappa Garbone, e fonda la Badia di Cava. E anche a San Natario, e qua chiudo poi veramente, a rifondare il monastero italo-greco distrutto, anche quello nel 1966, non furono quelli della Badia di Cava, ma furono quelli di Monte Cassino direttamente, l'abate Richelio di Monte Cassino, che fece, diciamo, ricostruire il distrutto monastero Cernobbi. Diciamo di San Nazario italo-greco, e questa volta però c'erano i benedettini e non più i monaci orientali. Ecco, ho finito, non voglio più tediarvi. Grazie Ferdinando, sei stato perfetto. Altrimenti poi Ezio mi dice che sforo sì. I 10 minuti, diciamo che non è neanche il momento, diciamo, di queste tutte queste cose molto particolari. Allora il documento del il primo che hai citato, che ho potuto anche vedere a Napoli e controllare, diciamo così, Ezio. Il primo che parla praticamente della presenza, avete sentito? Posso parlare? Sì, tutto bene, Ferdinando, tutto bene. Prego, allora facciamo rispondere ad Antonio. Prego, Antonio. Forse stavo già rispondendo, vabbè. Chiedo scusa, l'ho fatto non senza essere... Sentite? Mi sentite? Sentiamo benissimo. Ok. Vai avanti. Allora, avevo già cominciato a rispondere senza essere autorizzata, sono disobbediente proprio non per carattere. Chiedo scusa. Allora, il documento su cui dal quale io sono partito è proprio quel documento nel quale appunto si parla della presenza dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme per la prima volta, diciamo così, in questa a San Mauro e a Rovio. Però non che questo, la domanda è sei d'accordo o non sei d'accordo. Allora, io non è che non sono d'accordo, però io mi occupo di faccio la storica, quindi mi occupo di documenti. E i documenti possono avere un'interpretazione diversa anche da persona a persona e da studioso a studioso. Io credo che sia molto importante invece citare un altro documento, che è la famosa inchiesta. L'inchiesta del 1373 di Gregorio XI, che è un elenco praticamente di moltissimi paesi che appartenevano all'ordine. Ora, per quanto riguarda la zona in questione, cioè il Cilento, nel 1373 viene fatto questo tipo di elenco. Che mi permetto di dire, mi fermo perché è troppo complicato poi. Allora, prima di tutto Eboli, poi San Cesario di Capaccio, poi Altavilla Silentina, poi una Sancti Serratelli che non sappiamo dov'è, la Domus Carratelli, Teggiano,
la Domus Laurino, forse, la Domus Cruce, Novivelia, la Domus di Corneto, di Corleto, Rocca Gloriosa, Policastro, Cuccaro, Tortorella, Padula, Buccino, Sala, Polla, Contursi, Auletta. Quindi, in questo elenco non ci sono San Mauro, La Bruca e Rodio, che già appartenevano in questo periodo ai Cavalieri. Ora, le spiegazioni sono troppo complesse poterle fare in questo momento, però io ritengo che la presenza dell'ordine è una presenza capillare, specialmente nell'Italia meridionale, in tutti quei territori che potevano dare fornire produzione e quindi garantire, diciamo così, un qualcosa che potesse servire a finanziare la guerra in Oriente. E quindi tutte queste piccole domus, nel caso specifico di San Mauro, La Bruca e Rodio, che sono interi territori molto più grandi rispetto alle domus che ho elencato, sono semplicemente luoghi che servono, sono produzione per l'ordine per poter aiutare la guerra in Oriente. Quindi noi non possiamo dire che solamente un punto c'erano i cavalieri a 10 chilometri, no, è capillare la presenza. Pertanto non si tratta di essere d'accordo o non d'accordo con quello che ha scritto, ora non ricordo, un qualcosa che ho affrontato tempo fa e non lo ricordo neanche bene, quello che ha scritto la Greca, però sono sicura di poter dire che i cavalieri a un certo punto sono arrivati. Nel 1279 probabilmente vi erano già e vi erano già da qualche anno e sono andati a insediare dei territori che erano spopolati. Rodio non c'era proprio nulla, San Mauro, La Bruca era un territorio dove c'era prima una c'erano i Benedettini e intorno al monastero dei Benedettini si era formata una piccola comunità, così come succede sempre intorno alle ai monasteri. Sono dei luoghi in cui la gente si avvicina per lavorare e quindi nascono dei piccoli borghi. Con quella grande crisi dell'ordine benedettino, a prescindere da dove provengono i benedettini che hanno insediato, diciamo così, San Mauro, con la grande crisi dell'ordine benedettino, i papi hanno pensato di affidare moltissimi insediamenti benedettini ai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. A dire il vero, nel 1200, me lo sono appuntato, nel 1272 è la notizia di un papa che consegna un monastero in crisi benedettino a un ordine monastico militare, sono i templari. È l'unico insediamento templare di cui si ha notizia finora nella documentazione che da benedettino divenne templare. Come tutti sappiamo, i templari dopo qualche anno furono un ordine che fu sciolto e questo insediamento, che è l'insediamento un insediamento che sta in Capitanata e il monastero di Torre Maggiore, dell'ordine appunto di San Benedetto, andò alla regina Sancia, tornò alla regina Sancia. Dopodiché da quel momento in poi i papi di insediamenti benedettini ne consegnarono parecchi all'ordine, che proprio grazie a questa ricchezza e anche ad aver acquisito i possedimenti dell'ordine templare sciolto divennero un ordine più potente, più ricco, e proprio per questo motivo superarono la grande crisi che voleva anche la loro scioglimento dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Va bene, grazie. Velocemente, ovviamente, molto molto velocemente. Grazie mille per le precisazioni, molto utili. Allora, a questo punto io darei la parola. Una domanda così in generale, poi me la
quando avete voglia, se vuole. Cioè, non era più facile, come mai danno questi feudo, queste commende che non hanno sbocco al mare, o non danno al mare praticamente? Non era più facile, se dovessero essere, diciamo, come dici tu e ti credo, delle zone da dove esportare generi di prima necessità, per esempio legno, eccetera. Mi pare che Rodio e San Mauro fosse un po' lontani dal mare, vero? Però non, è una mia osservazione, poi mi rispondete se volete dopo, durante il corso, va bene? Darei la parola a Michael Sciano, poi se volete darmi qualcuno. Grazie, Michael, a te la parola. Accendi il microfono, scusa, il microfono. Buongiorno. Avrei aspettato di sentire prima sulla promozione turistica prima di parlare. Non sarebbe il caso che la dottoressa Donatella Privitera parla prima? Facciamo questa modifica? Ci sei? Donatella, ci stai? Tanto, non è un problema. Va bene. Allora facciamo parlare prima la professoressa Privitera che parlerà anche del... Prego, donna... A te la parola. Grazie. Allora, io appunto sono Devi... Ecco. Donatella Privitera. Mi sentite perfettamente, giusto? Sono Donatella Privitera e ringrazio innanzitutto appunto l'amica, anche collega Antonella, che chiaramente mi ha invitato e mi ha fatto conoscere questo mondo di questi due, ecco, borghi che effettivamente, ecco, io appunto conoscevo magari per sentito dire, ma appunto proprio perché conosco un po', ecco, Antonella e quindi so i suoi studi, ma di fatto, ecco, fisicamente non sono stata mai, ecco, presso questi borghi. Ora, ringrazio tra l'altro, ecco, gli organizzatori di questo evento, insieme appunto anche a chi sto ascoltando con piacere, sia lo storico, sia adesso ascolterò anche l'altro, ecco, collega. E innanzitutto, ecco, io parto da una definizione di borgo. Faccio un po' la professoressa. Io sono appunto docente di geografia delle destinazioni turistiche presso l'Università di Catania. Ho anche l'onore e l'onere di essere presidente del corso di scienze del turismo, una laurea triennale, dove appunto formiamo gli studenti a lavorare nel mondo del turismo. Ora parto appunto da una prima, sarò, ecco, breve, comunque sono partita, ecco, da riflettere sulla proprio definizione, ecco, di borgo. Il borgo, secondo la direttiva del Ministero, viene definito come un comune italiano con un massimo di 5.000 abitanti, che però sono caratterizzati da un loro, ecco, patrimonio culturale. E chiaramente questo patrimonio culturale in che cosa si rappresenta, si caratterizza? Si caratterizza per autenticità, per unicità e per bellezza. Con piacere, chiaramente sappiamo tutti, con piacere, con realtà, con un po' di tristezza, sappiamo tutti che borghi in Italia sono numerosi, ma appunto, come voi già avete commentato, hanno una criticità. Sono molti di questi borghi e si stanno appunto, si sono spopolati. Mi sono andata a guardare un po' i dati sulla popolazione, in particolare dei nostri borghi, e ci sono circa più di 80 borghi. Intanto, ecco, partiamo da un numero. Noi abbiamo in Italia circa 300-310 borghi definiti secondo appunto quella definizione che vi ho dato dal Ministero, con in totale circa 180.000 e passa, ecco, residenti. In Scusami se ti realtà, ecco, si è interrompo, Donatella. visto cosa? Scusa un interesse. Dove si trova questa definizione di borgo? Mi interessa perché io sono sta, ho avuto una. Sì, Dove è si la, trova? in particolare la direttiva 555 barra 216 del Ministero, del MIBACT. Perfetto, grazie. Sì, comunque poi se vuoi ti do qualche riferimento. In ogni caso, appunto, ecco, stavo dicendo appunto che consideriamo che in Italia abbiamo circa 307 borghi, 305, 307, adesso non ricordo esattamente, con 185.000 residenti, e vediamo che in negativo 83 borghi hanno uno spopolamento sistematico.
proprio sistematico, e si vede appunto che molti residenti sono andati via e, proprio in maniera ecco, sistematica ecco, negli anni, nell'ultimo ecco, decennio con certezza, mentre invece ecco, si vede che solo 12, 10, una cosa di questo genere, adesso non ricordo esattamente il numero, ma stiamo parlando veramente della decina, in positivo invece stanno presentando una crescita sistematica. Ma cosa sono andata un po' a guardare? Ho guardato appunto la piramide della popolazione di questi ecoborghi e ho visto che è cambiato un po' la fisionomia di coloro che stanno andando ad abitare i borghi, nel senso che quelli che sono cresciuti sono gli stranieri, paradossalmente, che sì, sono andati a risiedere. Ma chi sono questi stranieri? Ho visto che qui in Sicilia, per esempio, non so se qualcuno ecco, conosce il borgo ecco, di Favara, appunto ci sono state ecco, delle esperienze, i cortili di Favara, cioè da parte di imprenditori hanno cercato di attrarre ecco, turisti stranieri e farli risiedere lì, nel caso specifico degli artisti. Allora, che cosa un po' voglio dire? Voglio dire questo: ogni borgo qui in Italia ha una sua identità territoriale, dove per identità territoriale sappiamo benissimo che fa molto sì al patrimonio culturale di quel territorio, ma sicuramente l'identità della popolazione di quel borgo, di quel territorio, dove noi per popolazione di quel territorio, ora ho guardato e so benissimo che sia a Rodio che a San Mauro della Bruca stiamo parlando di 300 abitanti, 700 abitanti, ma in realtà la loro identità non è solo di quei 300 abitanti attuali, ma appunto l'identità, ne abbiamo parlato fino veramente, ne avete parlato fino a 10 minuti fa, questa identità che risale ai Cavalieri di Malta, questa identità religiosa, questa identità medievale, insomma, e così via, no? Chiaramente quindi questo caratterizza, nel caso specifico dei due territori di cui stiamo chiacchierando, l'identità di questi territori. Questo cos'è? È un punto di forza di questi territori, che chiaramente poi mi tornerà utile, a questi territori per poter, tra virgolette, ecco, sviluppare l'elemento che sappiamo tutti essere coincidenti con il turismo, dove appunto diventa un punto di forza. Ora, cosa voglio dire? Che chiaramente quando parliamo appunto di identità territoriale facciamo anche riferimento a dei modelli, ovvero ecco, parliamo di un certo localismo territoriale, parliamo di un localismo di comunità, quella che, a cui io poi faccio riferimento, che potrebbe essere un punto di forza per questi ecco, due borghi, e che chiaramente potrebbero poi ecco, svilupparlo questo localismo di comunità, se già non ce l'hanno, ma immagino che già ce l'abbiano. E poi nello stesso tempo però altri modelli di identità territoriale sono quelli del cosmopolismo, cioè ovvero non dimentichiamoci che noi siamo ormai in un mondo globalizzato. Allora tutto questo che è, a cui io mi sto riferendo diventa un punto ecco, di, tra virgolette, di riferimento per poter far sì e creare delle attrazioni in questi territori che ormai vivono questa criticità di essere territori nelle aree interne e nello stesso tempo territori che si stanno sempre più ecco, spopolando o che si sono spopolati. Allora, non è che però ecco il turismo e che le attrazioni di turismo sono la panacea dei territori, no. È chiaro che bisogna co-creare un turismo di attrazione, bisogna co-creare un turismo che si esalti, che si valorizzi affinché appunto si vada ecco, in questi territori. Ascoltando appunto sia i colleghi precedenti e sia appunto conoscendo gli studi ecco, di Antonella, chiaramente... un punto di forza qual è? Proprio con lo storytelling di questa storia medievale, dei cavalieri, della natura tra l'altro che c'è anche in questi ecoterritori, e quindi ecco che un'attrazione turistica è proprio fare riferimento a questo turismo da un lato religioso, perché chiaramente voi anche avete parlato di religione, nello stesso tempo fare riferimento a un turismo sostenibile e naturalistico per le caratteristiche di questi territori, e nello stesso tempo, non dimentichiamoci, un turismo gastronomico. Io adesso oggi non si è parlato chiaramente di cibo, io sono invece una studiosa nell'ambito del turismo del cibo e chiaramente sono sicura che San Mauro, La Bruca e Rodio hanno dei loro piatti di riferimento, e sono sicura anche che la comunità locale di questi due territori ha senza dubbio delle attrazioni in questo senso. Ecco che allora il viaggiatore di oggi, e parlo di viaggiatore, non di turista, sto passando proprio dal turista al viaggiatore, perché? Perché il viaggiatore di oggi, o meglio, il turista di oggi può anche essere un viaggiatore nella misura in cui si sofferma a voler conoscere i punti di attrazione di questi territori,
è chiaro che il viaggiatore cerca non soltanto di guardare i territori, ma di entrare dentro i territori conoscendo la comunità locale. Ecco che allora propongo un turismo di comunità, dove c'è appunto un residente che valorizza la gastronomia di quel territorio, uno o più residenti è chiaro. Dall'altro lato, residenti che valorizzano gli aspetti della religione, del sacro, della storia legata a questi cavalieri di Malta e non soltanto a loro. Nello stesso tempo, residenti che hanno sicuramente dei loro, diciamo, tra virgolette, avi, ma è un termine un po' troppo forte, che chiaramente si sono appunto sono andati via, ma che hanno sicuramente piacere di ritornare. Ecco qui che si fa riferimento al turismo delle radici. Sappiamo che quest'anno da parte del Ministero della Cultura il 2024 è il turismo, è l'anno del turismo delle radici, dove per radici non dobbiamo pensare soltanto a chi, agli emigrati che sono andati ecco via da quei luoghi, ma anche coloro che vogliono trovare le loro origini in questi territori. Ma nello stesso tempo non dimentichiamoci appunto che questi viaggiatori, che appunto non sono soltanto ecoturisti, vogliono cercare delle esperienze emotive, sensoriali, di chiaramente anche di apprendimento. Vogliono conoscere, io stesso ho avuto curiosità a voler conoscere la storia di San Mauro, la Bruga e di Rodio, e nello stesso tempo, non dimentichiamoci, chiacchierando anche con Antonella, di questo ecco trekking, di questi territori, di questo sentiero dei Cavalieri di Malta, che hanno appunto queste attrazioni che senza dubbio hanno che diventano esse stesse attrazioni per poter andare in questi territori. Allora però nel mio titolo io cosa ho scritto? Da un lato appunto territori, attrazioni turistiche, dall'altro lato conflitti di identità. Ma ci sono veramente dei conflitti di identità? In realtà i conflitti da cosa potrebbero scaturire? I conflitti potrebbero scaturire di essere in questo mondo della globalizzazione e allora non ritrovarsi più nell'identità territoriale di questi territori ed essere in conflitto con quello che viene fuori da questo cosmopolitismo, da questa globalizzazione che cerca un turismo veloce, che cerca un turismo che non vuole conoscere e che invece appunto bisogna comirare a un turista viaggiatore. Ecco che allora, appunto, come ho detto prima, il turismo non è certamente la panacea, ma si deve costruire. Allora una deve chiedersi, questi territori si devono chiedere, cos'è che rende vivi questi luoghi? Cosa aiuterebbe a prosperare questi luoghi che sono posizionati in delle aree, tra virgolette, ecco, interne, quindi anche critiche da un punto di vista di accessibilità, ma nello stesso tempo bisogna ecco porsi degli obiettivi molto semplici, riprendendo ecco la storia, la memoria, i miti, le leggende, questa identità territoriale di questi luoghi, ma da parte della stessa comunità, cioè deve essere la comunità che deve valorizzare queste identità territoriali, chiaramente ecco, rendendole attrattive con le, tra virgolette, attrazioni del turista viaggiatore di oggi. Cioè una volta che si sono identificate le risorse, queste naturali, ma non soltanto naturali, culturali, storiche, gastronomiche e così via, bisogna chiaramente rigenerarle, cioè bisogna ecco rifarle vivere, perché è quello che poi può portare uno sviluppo locale anche in termini economici, perché appunto, ecco, come vi dicevo, sì, sono una docente di geografia del turismo, di geografia delle destinazioni turistiche, ma sono in realtà un economista. E quindi è chiaro che poi vado a guardare sempre al business che deve dare un certo reddito, anche perché sì, la storia è bella, l'attrazione è bella, l'identità è bella, il turismo però deve portare sicuramente dei ritorni economici, perché se no appunto non può vivere un territorio senza questo. Io spero di essere stata nei tempi e non mi sono voluta ecco dilungare di più, poi magari ecco sono qui con voi se avete ecco delle curiosità, delle domande, con grande ecco piacere. Grazie per l'ottima presentazione. Prima di dare la parola a Michael Sciano, hanno chiesto di parlare, forse relativamente al pregresso. Io vorrei aggiungere una cosa a quella che ha detto la professoressa Pietrelli, che mi è piaciuto moltissimo. Ma quello che diciamo per realizzare questo obiettivo del passaggio, della transizione da turista, no? Turista diciamo di passaggio, no? Che e quello io direi ancora quello di cercare di anche di sfatare un po' il fatto che diciamo il turismo del Cilento debba diciamo principalmente basarsi sul turismo balneare, no?
ma parlare di tutti quegli altri aspetti che mi è piaciuto molto, per esempio il turismo storytelling e così via di sé. Però questo prevede, è difficile che possa avvenire in maniera spontanea, perché prevede lo storytelling, prevede che io che voglio fare il viaggiatore, voglio informarmi della storia del perché i cavalieri di Malta sono stati a San Mauro, sono stati praticamente a Rodio, eccetera. Prevede che io debba trovare in San Mauro o in Rodio o paese analogo per altre cose, debbono trovare, diciamo, un qualche ufficio, qualche cosa con delle persone che siano all'altezza e quindi formate professionalmente, che possano accompagnare i turisti nel diciamo, spiegare loro la storia che vogliono sentire e così via. Quindi c'è uno sforzo, mi piace moltissimo la descrizione del turismo di viaggiatore. Però per fare questo ci vuole un appoggio importantissimo a livello istituzionale per fornire queste persone formate a favorire e andare incontro a quello che il turismo viaggiatore vuole e che il turismo invece così non vuole. Quindi ti ringrazio perché mi è piaciuto molto quello che diciamo hai detto. Allora c'erano tre domande. Questa associazione che non vedo il nome però, Associazione Italia-Portogallo di Napoli ha chiesto di parlare, prego. Sente il microfono è spento. Associazione Italia-Portogallo di Napoli. Cioè, ecco, adesso spiego perché. Prego, prego. Io sono cilentana, il mio cognome è Cusati, più cilentano di così. Di Palinuro? Di Palinuro? No, di San Mauro Labbruca. Ah, vabbè. Sono nata a San Mauro Labbruca, ma sono console del Portogallo, per cui l'associazione è quella che cura le attività culturali del consolato. Ecco, spiegato tutto. Ottimo. Allora, le mie radici le sento. E quando ero piccola io sono stata molto in paese e avevo una nonna che più di una volta raccontava una cosa che voglio dire, non lo so se è nota anche agli altri sanmauresi. Lei prima ha detto perché San Mauro è lontano dal mare, perché questi paesi sono lontani dal mare. Allora, la cosa che diceva mia nonna era che San Mauro si era spostato 7 volte nella sua storia, che era sul mare. Infatti, da qualche parte c'è un castello a mare Labbruca nelle carte. Ora, la conclusione di questi spostamenti, secondo la storia che mi veniva raccontata, era che San Mauro Labbruca, alla fine, nella posizione, oggi è molto più grande di come era 70, 80, 90 anni fa, insomma, quando era 100 anni fa, non lo so, comunque era un piccolo centro ed era sistemato in modo che dal livello della stazione, quindi della parte bassa, che poi significa che porti al mare, il paese non si vedeva. Bello. Infatti, facendo la strada che dalla stazione ferroviaria portava sopra, non lo so se il professore De Luca se lo ricorda questo, si faceva questa strada a piedi quando io ero piccola e facendo questa strada, salendo, il paese quasi, non si vedeva quasi mai. Cioè facendo soltanto dei ponti si vedeva il paese, altrimenti non si vedeva. Era sistemato in modo da non essere visto. Io ho sempre pensato che il paese poteva essersi spostato perché dal mare venivano nemici. Certo. Ecco, non era un posto piacevole, insomma. C'era da fuggire dai vari nemici che ci sono stati. Non sono una storica, quindi non saprei collocare nel... È così. Però potrebbe venire fuori una... Va bene. Verifica. Grazie, era questo. Grazie. Allora, rapidamente le domande, poi dobbiamo... Ferdinando e Antonio Greco. Prego, Ferdinando. Ferdinando, mi senti? Ferdinando? Mi sentite? Ecco, prego. Sì. L'ho aperto. Breve le domande, per favore. Sì, prego, parla.
No, volevo intervenire? Così. E vabbè. Volevo dire alla dottoressa Pelletieri che non era così. No, rimandiamola dopo. Scusa, Ferdinando, se diciamo la risposta. Non volevo instaurare una polemica. Sono una mia curiosità di appassionato di storia locale. Si sente malissimo. Insomma, si sente male, Ferdinando, dai. Ma non si sente lei, bene, non si sente, andiamo oltre, vai, vedi per favore, dai. Dal professor Lagretti. Ferdinando, Ferdinando, non ti sentiamo. Come? Ferdinando, non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Prego, Antonio, prego. Si sente adesso? Rapidamente, però, per favore. L'ho acceso il microfono. Si sente? Ma deve essere, Ferdinando, una rapidissima domanda, dai. Ferdinando, una rapidissima domanda se la devi fare. Dai. No, più che una domanda, volevo... Non volevo fare una domanda, volevo soltanto salutare con affetto la dottoressa e chiederle di venire a San Mauro, per avere un momento di pubblicizzazione dei francobolli, per parlare un po' anche col sindaco. Questo volevo dire. Grazie. Antonio Greco. Grazie Ferdinando, dobbiamo andare avanti adesso. Prego Antonio Greco. Ferdinando, chiudi adesso. Per la paesana là, che San Mauro. Lo dici dopo, adesso dobbiamo andare avanti. Ferdinando. Prego Greco. Sì, no, un'ultimissima considerazione, perché mi ha fatto molto piacere ascoltare la dottoressa Privitero, perché ovviamente queste tematiche del turismo, che è un tema che si può estendere fino all'inverosimile ormai, no? Perché è ovvio che anche con i tempi moderni, insomma, i social, insomma, è tutto diventato molto più complicato anche da concepire, ecco, come approccio, ecco, alle questioni che sembrano semplici ma non lo sono. Io aggiungo solo una considerazione, che noi come amministrazione in qualche modo stiamo facendo tutto il possibile per, come dire, creare quella che ormai da un punto di vista proprio della scienza, della comunicazione, del turismo viene declinata come la destinazione turistica, no? Perché non è solo una componente che può, come dire, accreditare un flusso turistico, soprattutto quando questo flusso turistico lo si voglia qualificare in qualche modo, perché turismo balneare c'è, per grazia di Dio, e quello ci sarà sempre, però si tratta, come dire, di fare una proposta organica, tenendo in campo quelle che sono tutte le energie di questi luoghi. E mi piace riferire, sicuramente la professoressa Pelletieri si ricorderà, che quando si è aperta questa possibilità del PNRR, che insomma è un acronimo che sembra ancora oggi, come dire, spalancare le porte alle amministrazioni per attingere fondi, risorse, insomma noi in effetti siamo stati anche bravi ad attingere da queste risorse, abbiamo diversi progetti finanziati e due in particolare li proponemmo proprio su queste tematiche. Uno riguardava appunto la commenda dell'ospitalità, così declinammo, diciamo, il titolo del progetto, che andava in qualche modo a ripercorrere, ecco, la storia delle origini sia di Rodio che di San Mauro, proprio tenendole unite attraverso questo sentiero storico, e dove noi proponemmo alla regione, perché era la regione a condurre il gioco per il cosiddetto progetto pilota per la rigenerazione dei borghi, un progetto che io credo fosse molto interessante, perché appunto teneva insieme tutte queste tematiche. Quel progetto non è andato in porto, ne è andato in porto un altro che riguarda prevalentemente Pisciotta Capoluogo, dove pure però riusciremo a tenere dei piccoli eventi, ma credo anche va bene Rodio,
con il coinvolgimento di artisti anche di caratura, tra virgolette, internazionale, dove appunto si immagina di offrire qualche cosa in più. Perfetto, grazie, grazie. Allora a questo punto diamo finalmente la parola a Michael Sciano. Prego Michael, vi prego di rispettare i tempi così abbiamo l'opportunità di fare qualche altro dibattito. Molto. Buongiorno. Prego Michael. Sono molto contento che ho potuto sentire di più. Prima vorrei ringraziare ringraziarvi per l'invito di parlare con questo tema che trovo, sono molto entusiasta. Anche già da Locandina con queste bellissime francobolli di cui abbiamo parlato a lungo, mi sembra un ottimo un modello per come si può creare un ponte fra la ricerca scientifica storica e la divulgazione al pubblico per la promozione turistica. Questo mi comunque per me è molto importante. Sono molto contento, apprezzo la possibilità di stare qui in questo gruppo. Secondo, sono molto entusiasta, anche onorato, ma mi interessa l'aspetto storico. E poi dovevo sorridere quando parlava la professoressa Privitera sugli stranieri che vengono in ricerca delle loro radici, perché i miei avi sono siciliani e io sono venuto in Italia ovviamente più che parzialmente nella ricerca di questa origine, di questa identità. Però non sono riuscito di trovare il paese di o la casa a Camerota invece di in Sicilia. E vivo sulla via del Levante, il Levante, la Terra Santa, guardando all'Oriente. E devo confessare che sono stato molto deluso durante gli ultimi 25 anni che mi interesso nella storia del Basso Cilento, che sembra che per la storia la gente qui, la gente che devono fare la promozione turistica, non capiscono storia, ma capiscono folklore. E sostituiscono la storia con folklore. E quando ho visto gli scritti delle due professoresse, si vede che loro riconoscevano questa problematica molto bene. E vorrei, se c'è, rimane tempo, fare due o tre domande di chiarificazione. Alla professoressa Antonella Pelletieri ha usato la parola, ha spiegato la causa di questo questa conoscenza molto parziale, molto difettosa della storia locale. Dice che deriva dal fatto che gli interessi erano, sto cercando la parola, alto rappresentativo, non ho trovato la parola, comunque penso che lei sa qual è. Non c'è collegamento con il mondo fuori il Cilento e tutto le interessa di dentro. Quello che fa molto particolare e eccitante questo esempio della scoperta della presenza, l'insediamento, la fondazione di paesi nel Cilento è che è stato
è causato dal fatto perché si interessa nella storia locale collegato con il resto del mondo. Io ho sentito che manca i paesi del Basso Cilento non sono al corrente del rapporto con la Sicilia. Nel loro regno di Sicilia durante il periodo medievale, quando erano fondate la maggior parte dei paesi nel Cilento. Ma ho letto dalla professoressa Donatella Privitera che usa la terminologia il consumo del territorio. È un po' spaventoso questa parola, consumo. Capisco, forse nel contesto si potrebbe, ma ho visto la sparizione dei reperti storici, la sparizione e i tentativi di distruggere i monumenti, quello che rimangono medievali. Non si trova un reperto, capisco, dalla presenza dei giovaniti a San Mauro e a Rodio, però mi sembra strano che non si trova nemmeno qualche croce di Amalfi, croce degli ospedalieri, perché qui e là ho visto sentire dire che ci sono, e forse a causa di questo ci troveremo che ci sono, davvero. Penso che ci sia uno, comunque, a Camerota. Ma ci interessa, e molto durante, già da 10 anni parliamo molto, impariamo molto, della colonizzazione italo-greco del Cilento, e che è questo processo della fondazione di monasteri con paesi che vengono attorno, come a Centola, come a Camerota, come a Rofrano, come a Ligusati. E abbiamo finalmente, con il comitato scientifico a Padova, abbiamo reso conto scientifico affidabile di questa colonizzazione degli italo-greci. Ma non mi sembra che riusciamo a divulgarlo al pubblico. E per esempio a Centola, recentemente Francesco Barra ha scritto il primo studio scientifico serio sulla storia di Palinuro, di Centola, di questa zona. E sul coperta c'era una foto di questo francobollo del territorio di San Mauro, ma tutto il territorio anche di Palinuro, come esempio. E questo libro è stato presentato, ma non ho notato che nella promozione turistica hanno capito o letto quello che dice questo libro, come lui si è fatto una narrativa, un storytelling molto diverso da quello tradizionale, ma vedo che torna sempre questa vecchia storia dopo che abbiamo persino presentato bene, abbiamo usato questo libro. A Ligusati c'è un monastero, sembra che è stato fondato dagli italo-greci, però è stato trasferito verso il 1200 a un altro, ai premostratensi, i Norbertini di Barletta. E se c'è tempo, ho una
domanda molto specifica di questo. Il rapporto Barletta di Cusati spiega un po' le risorse economiche e i rapporti con il mondo fuori che l'ha fatto possibile per Di Cusati di fiorire, di avere un prosperità. Perché tu stai parlando? Ma... convegno con questa cosa. Comunque finisco con questa domanda. Se questo rapporto con Barletta, con il Cilento, può significare altri rapporti commerciali e monastici, ecclesiastici con la Puglia e la nostra zona. E dovrò lasciarlo così. Grazie. Grazie. Potrei avere l'autore, il titolo di questo libro? Di Francesco Barra? Ma non da memoria non ricordo il titolo esatto, ma è un... Ezio. Professore Ezio, accendi il microfono. Allora, storia di un territorio. Palinuro, Molfa, San Severino, Foria, Cendola. Edito dalla Terebindo. Questo è un libro che abbiamo commissionato noi come associazione al professore Barra. Quindi diciamo, siamo noi come associazione Progetto Cendola che abbiamo chiesto a Barra di scriverlo. Questo mi fa piacere dirlo. Allora, a questo punto diciamo, darei la parola a qualche brevissimo intervento e poi chiederei ad Antonella di chiudere la serata. Va bene, a meno che la Donatella Priviterio possono chiudere se rispondere a qualche domanda che viene fatta. Allora, c'è qualcuno che vuole intervenire? Scusate. Angelo Perriello, prego. Angelo. Mi sentite? Sì. Complimenti vivissimi, Ezio ancora esercita un'influenza notevolissima sul nostro territorio con questa iniziativa, poi tra l'altro travalica i confini, ho visto anche per le partecipazioni del Cilento. Io mi chiamo Angelo Perriello, sono del Comune di Campora, abbiamo un accordo di cooperazione internazionale con il Comune di Garb, nell'ambito Gozo o Malta, siamo particolarmente interessati ad accordi con l'Ordine dei Cavalieri di Malta, che noi conosciamo benissimo, quindi se diventa possibile parlarne comunque nell'ambito della cosiddetta City Diplomacy, che è stata inaugurata proprio attraverso l'intermediazione con questo tipo di linea che abbiamo assunto. Grazie. Va bene, ti metteremo in contatto con, se lo permettono, Antonella e gli altri relatori per poter prendere contatto eventualmente con Antonella. Certo. Passerò il tuo numero di telefono a Angelo Perriello, se permette. Certamente sì. Grazie. Prego. C'è qualche altro intervento? Prego, Aniello Ciccariello. Prego. Attiva il microfono, Aniello. Aniello, il microfono. Attiva il microfono. Un attimo. L'ho attivato. Ecco, professore, buonasera. Adesso buonasera a tutti. Vorrei sapere, ma il... diciamo, come mai l'Ordine dei Cavalieri di Malta è praticamente... insito diciamo strutturalmente nell'esercito italiano strutturalmente. Chi può rispondere a questa domanda? C'è qualcuno che può rispondere? Rispondo io, mi dispiace, se mi sentite. Prego.
prego, prego. Praticamente è un è un corpo ausiliario di soccorso e interviene soprattutto nelle missioni di pace. E quindi strutturalmente fa parte strutturalmente dell'esercito italiano. Sì, sì. Ah, vabbè, grazie. Vabbè. Grazie Anillo. Qualche altra domanda? Qualcuno vuole intervenire? Vincenzo Lamanna? Prego Vincenzo, a te la parola. Vincenzo, non ti vediamo proprio, vediamo solo la zucca. Ecco, mi vedi? Adesso sì, puoi parlare. Volevo dirti che Rodio topograficamente ha uno sbocco molto importante verso il mare e che è legato ad un fiume, il Fiumicello, località Fiumicello, dove c'è stata una civiltà di mulini ad acqua da vedere che sono praticamente in declino e costituiva praticamente il vulnus di un'economia agricola e territoriale che era molto praticamente ricca verso, verso le aree marine. Questo è un primo punto da diciamo da inserire in un progetto turistico praticamente del territorio. Un'altra cosa che volevo chiedere alla dottoressa Donatella, volevo chiedere se diciamo approfondito il rapporto ancora vigente attualmente, che è quello della tradizione religiosa molto forte nella comunità rodiana e sammaurese, con praticamente l'insediamento dei Cavalieri di Malta. Grazie. Forse. Credo che Antonella puoi rispondere. Prego. Sì, però non ho capito la domanda. La puoi ripetere? La può ripetere, signor Lamanna, dottor allora, Lamanna? In effetti. Sì, sì, gliela dico in breve. In effetti Rodio ha una costumanza e una tradizione religiosa legata al santo locale che diciamo l'ha portata al santuario di Sant'Agnello Abate, molto forte, e che lo accomuna diciamo anche con un sentiero a San Mauro la Bruca. Diciamo, questo rapporto etnico-religioso diciamo nella tradizione dei Cavalieri di Malta è stato portato da loro questo sentimento religioso che poi è evoluto in quello diciamo del santo locale, oppure praticamente ha degli studi che lo attribuiscono praticamente i monaci basiliani che si sono insediati praticamente a Rodio non nella posizione attuale ma in posizione collinare, vale a dire in una zona che si chiamava Candidati, dove c'era un monastero ormai praticamente andato distrutto. Grazie. Grazie Vincenzo. Allora Antonio. Angelo Pedillo, allora, puoi spegnere il microfono per favore? Angelo, c'è il microfono acceso. Prego, Antonella, vuoi dare? Allora, io non so se ricordo tutte le domande che sono state fatte, spero di sì. Comunque vorrei dire una cosa, rispondo subito all'ultima domanda. Quando i cavalieri arrivano in un luogo, significa che qualcuno ha donato loro quel territorio. Pertanto, loro acquisiscono ciò che trovano e non c'è motivo di pensare che se trovano il culto di un santo perché loro dovrebbero continuare a far, voglio dire, a fare ciò che già esisteva, non c'è motivo. Pertanto io non so se le due cose possono essere tra di loro come dire unite, può essere di sì, può essere di no, però il culto di Sant'Agnello è un qualcosa che è esiste da un determinato periodo. Se in quel periodo i cavalieri già c'erano, vuol dire che nasce a prescindere dalla presenza dei cavalieri o per la presenza dei cavalieri. Non possiamo dire questo. Se invece precede l'arrivo dei cavalieri, cioè i monaci italo-greci, allora vuol dire che deriva da quel tipo
da quel tipo di religiosità e quindi semplicemente viene proseguita, non viene cambiata. Anzi, secondo me i cavalieri non facevano altro che valorizzare il territorio, perché era un loro territorio da quel momento in poi, quindi avevano tutti gli interessi di far vivere bene chi ci viveva in quei territori con le proprie tradizioni e la propria religiosità. Io vedo una grande modernità nell'ordine di Malta, perché erano tanti territori, immaginate un'Europa intera piena di possedimenti, tipo un Commonwealth, non so come è meglio immaginare questo discorso, e pertanto io credo che non fanno altro che accogliere ciò che trovano e principalmente utilizzare, ripeto, quelle che erano le forme di economia che potevano permettere di proseguire la guerra in Oriente. Il fatto che, rispondo alla domanda di Ezio sul mare, allora molto spesso partivano navi dai porti del sud dell'Italia per trasportare vettovaglie e per trasportare cibo sempre in Oriente. C'erano degli accordi particolari tra i re e i cavalieri di Malta, tra i re di Napoli e i cavalieri di Malta, finché non pagassero troppe tasse per il trasporto di questo vettovagliamento. Però non è che i cavalieri avevano solamente interesse nei luoghi di mare, o avevano, dovevano scegliere, diciamo così, un luogo da abitare, se lo sceglievano loro e non gli veniva dato, diciamo così, perché era vicino al mare, non c'entra una cosa con un'altra. Allora significherebbe che in Basilicata, che è una regione montuosa, dove non c'è il mare, se non due sbocchi sullo Ionio, e due piccoli sbocchi sullo Ionio e sul Tirreno, la vicina Maratea, allora non ci dovrebbe essere nulla. No, invece la Basilicata è costellata di possedimenti dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, quindi non c'è una scelta. La scelta è solamente legata a luoghi di grande produttività, a grandi masserie miste o di vari tipi, che può essere sia legata agli animali che alle, diciamo così, all'agricoltura, all'allevamento degli animali che all'agricoltura. Non c'è un motivo. Non c'è un reale motivo, solo all'inizio, quando l'ordine, diciamo così, nasce, c'è una volontà di insediare luoghi che erano sul mare. Non a caso la bolla di Pasquale, di Papa Pasquale, che fa nascere l'ordine nel 1113, parla tutte di località che stanno sul mare. Ma poi da quel momento in poi l'ordine è ovunque. La prima, il primo insediamento, sia diciamo così, di un ospedale, sia un insediamento, cioè una donazione che hanno su un terreno, sono in Basilicata. Una è Montescaglioso e l'altra è Melfi, 1149, dove c'è il primo ospedale di cui si ha notizia dell'ordine di Malta. Melfi non è sul mare, quindi non c'entrano queste due cose. Semplicemente sono luoghi dove Melfi era una città molto importante in quel periodo, pertanto era normale che i cavalieri avessero un loro ospedale, dei possedimenti che poi si sono ampliati nel corso del tempo, fino a far diventare Melfi una commenda. E questo penso di aver risposto, però se non ho risposto chiedetemi meglio. Poi non so cos'altro dovrei dire a Michelle, a quello che ha chiesto Michelle. Il fenomeno del Cilento non è un fenomeno diverso dagli altri posti del mondo. Quello che accade nel Cilento accade in tutto il Regno di Napoli e accade ovunque. Il Cilento in quel periodo era, noi lucani e i cilentani eravamo nello stesso, discendiamo da una stessa, come dire, etnia, se così possiamo chiamarla.
a prescindere da quelle che sono le divisioni amministrative successive, però i cilentani e lucani appartenevano a una stessa etnia iniziale. Pertanto i territori fra di loro sono simili, sono uguali proprio dal punto di vista dell'orografia, dei mondi, del mare e così via. Con Maratea faccio un esempio, ma anche la parte interna è molto simile. Però poi a un certo punto le disavventure amministrative italiane, ma anche di qualsiasi altro posto del mondo, portano a delle divisioni e quindi i cilentani non sono più lucani, i lucani non sono più cilentani. Ma noi sappiamo benissimo di un documento famosissimo in cui si parla di Lucanie Sive Cilenti, cioè praticamente i lucani e i cilentani sono la stessa popolazione. Pertanto dobbiamo continuare ad appartenerci, anche se amministrativamente siamo lontani. Ora, questa storia è comune anche in tutto ciò che succede poi con l'arrivo dei cavalieri o dei monaci basiliani. È una storia comune a tutti i territori che non possiamo, come dire, spezzettare, perché ciò che accade, che ne so, a Centola è diverso da ciò che accade a Melfi. No. La storia, la storia locale, diciamo così, ha un suo valore solamente se viene innestata perfettamente all'interno di un discorso di storia generale, perché sennò ogni singolo punto deve essere sicuramente ben studiato, ma va collegato assolutamente a ciò che accade in tutti gli altri posti vicini e anche non molto vicini. È solo in quel momento che la storia locale diventa una storia generale è importante per tutti. Io non so se ho risposto a tutto e se ho capito le domande che mi avete fatto. Io vorrei chiederti, vorrei diciamo fare un'altra, anche una ulteriore osservazione. Prima mi incuriosisce una cosa. I feudi, diciamo, dei cavalieri di Malta, quindi Rodio e San Mauro, erano contigui, allora che Rodio adesso è frazione di Pisciotta, condivido con un feudo molto importante, quello dei Pappacoda, no? Diciamo che erano marchesi di Pisciotta, che poi, come dicevo, divennero anche principi di Cendola, Palinuro, un feudo cuccolo molto importante. Volevo sapere, c'era qualche rapporto tra i feudi dei Cavalieri di Malta e il feudo dei Pappacoda, oppure finirono prima? Ecco, come finisce? Come andò a finire, ecco, questi feudi dei Cavalieri di Malta? Alla fine, come diciamo... Non c'è rimasto niente, sembra. Allora sì, ecco, mi sono ricordato una cosa a cui non ho risposto. Che cosa è successo? Sì, hai ragione. Mi sono ricordato una cosa a cui non ho risposto. Allora, a un certo punto succede che Napoleone, nei suoi viaggi di conquista, arriva anche a Malta, occupa Malta e i cavalieri di Malta che erano lì. Non fanno guerra a Napoleone, lo fanno entrare praticamente alla conquista dell'isola perché non potevano combattere contro un altro esercito cristiano. E quindi ovviamente Napoleone occupa Malta e da quel momento in poi i cavalieri lasceranno l'isola. I cavalieri, quando parlo dell'ordine, il sovrano militare ordine di Malta, ordine sovrano vuol dire che è uno stato, che ha un possedimento. I cavalieri sono costretti a lasciare Malta e trovare altre soluzioni. E poi, dopo vari giri, riescono praticamente, arrivano in Italia, e quindi sappiamo che lo Stato, che il regno, lo Stato poi italiano, praticamente accoglie i cavalieri. In questo momento di trapasso tra molto difficile, di grande crisi dell'ordine, sono successe moltissime cose. La domanda di Michel che prima diceva: ma come mai non abbiamo non troviamo più niente della presenza di questi cavalieri, non è rimasto più niente? Non è che non è rimasto più niente solamente a Rodio e a San Mauro. Un altro esempio, io l'ho studiato a Grassano. A Grassano non è rimasto assolutamente niente di una commenda immensa, di una chiesa, di uno spero. Non è rimasto assolutamente la presenza di una croce.
Uno, se io i primi tempi che andavo a Grassano dicevo: ma com'è possibile che non è rimasto nulla dei cavalieri, di questa commedia così importante, così ricca? Un giorno durante un convegno un signore alzò, mentre stavamo parlando come oggi, e il convegno era in chiesa, alzò il capo e nella cupola scorse praticamente la presenza di una croce di Malta, che era proprio nel soffitto della cupola. E quello era l'unico esempio rimasto a Grassano che noi abbiamo trovato per puro caso. Poi in un secondo momento trovammo delle croci dell'ordine nelle cantine, in alcune cantine che si chiamano cinti a Grassano, perché cingono tutto l'abitato, delle cantine particolarmente belle, all'interno delle quali abbiamo trovato delle croci che erano state praticamente tolte dalle case commendali, dalle proprietà dei commendatori e nascoste. Perché? Perché quando a un certo punto l'ordine non c'era più, è successo in molti posti che coloro che tenevano gli affitti, coloro che gestivano, diciamo così, queste proprietà, hanno pensato di nascondere le croci e impossessarsi quando è più possibile, in quel momento di crisi, di tutto ciò che apparteneva prima all'ordine e che poteva diventare poi avere, diciamo così, un altro proprietario. E questo nascondere tutto ciò che apparteneva all'ordine è presente un po' dappertutto, perché appunto ci si voleva impadronire di quelle proprietà, e molto spesso questi coloni, questi affittuari e così via, in quel periodo fanno richiesta di prove di nobiltà all'ordine, cioè non solo prendono ciò che non gli spetta, quando vorrebbero diventare nobili e avere un riconoscimento addirittura da parte dell'ordine. Quindi è una storia molto meno, come dire, spirituale e meno carina di quello che uno pensa. Semplicemente hanno tentato di nascondere tutto ciò che era possibile per poter, insomma, diciamo così, approfittare della situazione di crisi dell'ordine. Ok, grazie. Io vorrei fare una richiesta alla professoressa Privitelli: se hanno pubblicato qualcosa nell'ambito del vostro istituto di Catania, se c'è qualche pubblicazione relativamente a quel progetto, diciamo, di turismo, di transizione da turista a viaggiatore. Se c'è qualche pubblicazione, mi piacerebbe moltissimo poterne girarci uno sguardo. Allora, non ci sono delle pubblicazioni specifiche da turista a viaggiatore, ce ne sono tante, ecco, manualistiche. Infatti sul viaggiatore, le caratteristiche del viaggiatore trova. Se le serve, ecco, ci mettiamo in contatto e gliele procuro. Sì, quello sicuro. La chiamerò anche per la definizione di borgo, perché quello non c'è problema. Sì. Anche perché ultimamente, ormai, proprio perché il turismo si è, come dico io, spacchettato, ci sono molte pubblicazioni del turismo di prossimità, del turismo delle radici, del turismo del food, certo, tourism. E quindi, ecco, adesso la figura del turista e viaggiatore, ecco, ormai è un concetto già affermato, ecco, da tempo. Però, ecco, molto con bene. Piacere ci mettiamo in contatto. Grazie mille. Allora, c'è l'ultima domanda, brevissima. Se no chiudiamo, va bene? C'è qualcuno che vuole intervenire? Vabbè, io devo ringraziare veramente tutti coloro i quali hanno partecipato, i relatori, ovviamente partendo da Antonella Pelletieri, Donatella Pivitera, Michael Sciano, Ferdinando e anche il Gran Briore, che purtroppo è andato via. Una serata che io reputo molto bella, molto interessante. Diciamo, la mia curiosità è stata in parte, diciamo, soddisfatta, e ho imparato un sacco di cose che io non conoscevo e che ho approfondito. Speriamo di poterci, in quest'estate, di poter organizzare qualcosa, estendendo, visto che Cendola, San Mauro, Rodio, Bisciotta hanno una storia veramente molto, molto, molto simile, e che il territorio è quello praticamente. Non, per quanto riguarda, finisco, il commercio e diciamo la possibilità di poter avere contatti,
probabilmente bisogna considerare il fiume Langro, le vie dei fiumi, tant'è vero che in quella mappa dove viene rappresentata Cammau, il fiume Langro enorme rispetto, diciamo, a tutto il contesto, a dimostrazione che probabilmente le vie, diciamo, di collegamento principali erano forse attraverso il fiume Langro o attraverso altri fiumi, come diceva Vincenzo Lamanna. Io vi ringrazio, siete stati tutti molto molto bravi e cerchiamo di vederci presto, va bene? Buonasera a tutti e grazie ancora a tutti. Grazie, buonasera. Grazie, spero di avere altre notizie. Grazie. Grazie, grazie. 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 Buonasera. Grazie mille, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Arrivederci. Vincenzo, grazie, grazie. Allora, Berta, vai. I used all the correction you give to me, eh? For okay. Yeah. So thank you very much. Thank you very much. Very good. Were you able to follow them? Okay. Yes. Okay. Great. I'll talk to you soon, Ezio. Bye bye. Okay. Ciao. Ciao Antonella, complimenti, è stata una bellissima serata, ti ringraziamo per vorrei ringraziarti tantissimo per tutto questo. Abbiamo fatto una bella. Perché credo che sia andata molto bene e mi sono sentita molto felice di stare qui con voi. Anche noi speriamo di poterci incontrare. Comunque ti faccio avere anche la registrazione della serata, così ne può essere. Ok. D'accordo. E anche quel volume che non conoscevo. Il volume di Barra? Sì, non conosco. Te lo faccio avere tutti i dettagli. Okay. Ciao. Ciao, grazie. Grazie, ciao, di nuovo, tante belle cose, ciao. Non voglio comprendere, ma come se lo ricordo? Vuol dire?